ne è un'altra di pentola uguale a quella lì, se volete. Quella è questa? Sì. Se volete diciamo farne due, una, eh. Diciamo con una, che facciamo magari tre. Questa è un po' bucolina, eh. Vabbè, come le ciambelle non vengono tutte col buco. Ogni tanto mi saltano fuori queste. Quella la dovete usare per la locandina del prossimo anno. Adesso devi fargliela vedere subito, ragazzi, che è quella. Come ripieno? No, sono no. Le schifchine le chiamano. Mai sentito? Neanche io, sinceramente. Possiamo passare un po'. Cucina e balla insieme, Paola. Cucina e balla insieme. Direttamente la mia stradella. Assolutamente. Marisa, Paola, il coppatello è chiuso. Questa schita che stai facendo adesso invece è particolare, com'è? Raccontacela. È la schifa normale con il riso bianco, semplicemente.
semplicissimo, riso lezzo. Quindi lo stesso impasto della schita normale, però con anche il riso dentro. Metti anche il riso dentro. E da dove viene questa ricetta? Dai vecchi. Dai vecchi. Dai vecchietti. E allora, se la schita normale la si mangia con i salumi, ad esempio con i salumi, questa con il riso come si mangia? Allora, questa puoi mangiarla con qualsiasi cosa, quello che ti piace, però secondo me il top è come mangiano gli spagnoli la tortilla con tutte le salse possibili immaginabili, cioè cocktail, tutti, okay. Maionese, tutte le salse. Quindi quasi da aperitivo. Sì, perché poi se la tagli a pezzettini, fai i pezzettini come si fanno i pezzettini per l'aperitivo. Invece di farlo quello con il pesce, fai questa...